Torniamo da dove avevamo cominciato, sia dal Consiglio regionale Lombardo, dove oggi si è discusso il bilancio. Noi ne abbiamo parlato con l'assessore all'economia Massimo Garavaglia. Assessore, secondo le opposizioni, un assestamento di routine. Ma se routine è trovare 280 milioni aggiuntivi al bilancio esistente, quindi facendo economia, e spostare questi 280 milioni su, per esempio, 50 milioni che sono tantissimi per un fondo alla famiglia per le fragilità, 100 milioni per infrastrutture, 100 milioni per l'edilizia sanitaria, non lo so. Di fatto quindi colpo d'ala, il primo colpo d'ala della Giunta Maroni? Direi che questo è un gran bello sforzo, ci abbiamo lavorato tanto, però questi sono i risultati. Troviamo risorse aggiuntive dove servono a bilancio esistente. La vicenda cassa integrazione in deroga e problemi del mondo del lavoro? Qui Maroni ha fatto bene a fare lo strappo. Maroni esce in conferenza stampa e dice: il governo non ci dà 94 milioni, ci siamo stufati, ce li mettiamo noi. Dopo due ore il governo firma il decreto. Vuol dire che faremo uno strappo alla settimana. Ecco, il bilancio com'è? Un bilancio sano o c'ha dei buchi? Il bilancio è sano e consente di avere ancora migliori aggiustamenti. Dobbiamo mettere tutti gli sforzi per far ripartire le aziende. La nostra ossessione è far girare liquidità. In quest'ottica l'operazione con Finlombarda, che dà 1 miliardo, 1.000 milioni alle aziende, va proprio in quella direzione. Senta, a Milano si prepara ad aumentare gli abbonamenti ATM e la Giunta dice che dalla Regione non arrivano i fondi per il trasporto pubblico locale. Cosa c'entra? Ognuno ha le sue competenze, ognuno guarda il proprio bilancio. A Milano diamo comunque una mano, con il patto di stabilità territoriale abbiamo dato 30 milioni. Senta, è un'opinione, una parere di quanto ha detto ieri il ministro Saccomanni, ha detto che sono stati sbloccati per ora 15 miliardi e 700 milioni per i debiti, insomma, della pubblica amministrazione, la seconda tranche potrebbe esserci a settembre, però secondo alcuni alle imprese sono arrivati ancora pochi soldi. Sì, la procedura messa in piedi dal governo è abbastanza farraginosa. Il governo gira in teoria spazi di spesa ai comuni, poi i comuni e gli enti locali pagano le aziende. A Regione Lombardia di questi soldi non è arrivato neanche un euro, perché la Regione paga già a 65 giorni, quindi non ha debiti pregressi, è già in linea con la direttiva europea. È per questo che noi abbiamo fatto un'operazione diversa. Noi con Finlombarda anticipiamo 1 miliardo, 1.000 milioni alle aziende. Perché? Perché i comuni, non la Regione, comuni e province hanno difficoltà a pagare per il patto di stabilità e quindi anticipiamo noi. Però questi sono soldi veri, soldi freschi. Quelli del governo purtroppo sono debiti, cioè cosa fa il governo? Consente agli enti locali, in particolare alle regioni che hanno sforato, consente di fare ulteriori debiti per pagare i debiti e così non si va da nessuna parte. Di debiti, debito pubblico ancora record, secondo alcuni un rimedio potrebbe essere quello di vendere gli asset nazionali, cosa ne pensi? Abbiamo un debito di 2.070 miliardi, abbiamo nel bilancio attivo e passivo, attenzione che quando è un debito grande, se poi vendi anche l'attivo, diventa complicato che poi ti ridiano i soldi, cioè rischi poi di avere un effetto negativo quando vai a piazzare i bot. L'unico rimedio è ridurre la spesa pubblica. L'unico e unico rimedio è ridurre la spesa, del resto è facile, basta applicare i costi che ha Regione Lombardia. Se tutte le regioni applicassero i costi della regione, ma intesa nella sua complessità, regioni, province e comuni, si risparmiano 35 miliardi di euro all'anno.